Vi ho mentito nel mio penultimo video, vi ho detto una cosa che in realtà non è vera, vi ho detto una cosa al posto di un'altra e mi dispiace davvero tanto perché comunque tante persone mi hanno creduto, tante persone hanno condiviso il video, tante persone... Sono Harry e benvenuti sul mio canale. Finalmente sono tornato con un nuovo video e in questo video, come avevo detto nel mio post di Instagram, questo sarà Last Henry. Però mi sono appena accorto che questa camicia qua ce l'avevo nello scorso video, quindi torno subito. Ok, eccomi qua. Scusate se in questo momento ho tipo i capelli un po' appiccicati alla testa, ma l'altro giorno ho fatto la cheratina, che sarebbe un trattamento per i capelli per renderli un po' più lisci. E niente, al momento sono un po' appiccicati alla testa, ma tra tipo una settimana torneranno un po' ondulati, un po' normali, vabbè. Comunque iniziamo con le magiche domande. Dunque, iniziamo con la prima domanda che ci è stata gentilmente fornita da Michela Sorbo. Michela ci chiede: Ask Henry, magari la domanda ti darà un po' fastidio. Comunque, hai mai pensato di fare una protesi per la mano? Ciao Michela, vai tranquilla, la domanda non mi dà assolutamente fastidio, anche perché prima di te sono circa 17 anni che le persone mi fanno sempre, sempre, sempre la stessa domanda, ossia questa. E sì, ci ho pensato in realtà non tanto di mia spontanea volontà, ma ci ho pensato attraverso le domande delle altre persone, quindi anche le vostre domande. Ci ho pensato perché in realtà tutti pensate che non avendo una mano io riesco a fare la metà delle vostre cose o magari non riesco a fare determinate cose, ma io vi posso assicurare che sono 17 anni che riesco a fare tutto. Quindi anche questa cosa che per fare una qualsiasi cosa io ho una mano in meno e alla fine riesco anche ad ottenere gli stessi risultati di una persona che ha due mani, non lo so, mi gratifica sempre di più e quindi dico, boh, ma se riesco a fare tutto così, perché ho bisogno di un'altra mano? Cioè, lo so che dal punto di vista estetico sarebbe 100 volte meglio, ok, però al momento non ne ho bisogno. Cioè, al momento per l'Harry's Corner che vedete qua nello schermo, 17enne, non c'è bisogno di una mano finta, di una mano microtecnologica, tutti quei termini fighi. Comunque al momento no, però in un futuro non si sa mai, però vi terrò aggiornati. Passiamo alla seconda domanda. La seconda domanda è di Carla Bertozzi 99. Carla mi chiede: dove hai comprato la cover di Casa di Carta? È troppo bella. Guarda Carla, appena ho visto la tua domanda mi hai riempito il cuore di felicità, perché su questo argomento a riguardo ci avrei dovuto fare un post su Instagram a giorni, quindi mi hai semplificato davvero tanto la vita. Comunque, fatto sta che questa cover qua, insieme a questa cover qua, insieme a questa cover qua, che probabilmente non avrete visto una mazza perché le ho passate tipo a caso, vi lascio delle foto qua così le vedrete meglio, mi sono state mandate per una collaborazione che ho fatto con un sito che si chiama MyCase. Questo sito io personalmente lo amo davvero tanto e mi sono trovato benissimo con loro, perché oltre appunto a poter ordinare le cover dal sito internet, potete anche ordinarle mediante la loro applicazione che si chiama appunto MyCase. Andate sulla loro applicazione, cliccate su Crea la cover, selezionate il modello del vostro cellulare, a questo punto selezionate il tipo di cover che volete, io vi consiglio questa, e poi importate le vostre grafiche. Adesso, tipo qua, c'ho quella di La Casa di Carta, mettete qua, la adattate e voilà, così vedete proprio la vostra cover come verrà stampata. Personalmente è approvatissima e vi giuro, cioè è stampata strabene, non so se si vede, mi sento tipo le make-up blogger, quelle che fanno vedere il mascara comprato a 3,99 €. Vabbè, comunque è così, è fatta davvero bene, ve la straconsiglio, vi lascio il link qua e ve lo lascio anche qua sotto perché merita davvero davvero tanto. Quindi se avete bisogno di cover o robe del genere, passate sul loro sito perché è assolutamente fantastico. Giungiamo ora alla terza domanda. La terza domanda ci è stata fatta da Beatrice Monk e Beatrice mi chiede: Ask Henry, come fai a fare le storie in cui sembra che tu stia tenendo il telefono con una mano e con l'altra mostri oggetti, eccetera? Più che altro è una curiosità. Comunque ti adoro. Cuoricino e faccina col bacino. Allora, grazie mille Beatrice, TVTTTV e grazie per la domanda. Allora, questa domanda in realtà me l'aspettavo, infatti appena l'ho vista ho detto questa devo rispondere senza meno. Allora, quando vedete le storie in cui inquadro cose, inquadro boh, magari oggetti così, è perché tengo il telefono così e vi faccio vedere gli oggetti da sotto. Però c'è anche un'altra cosa da tenere in considerazione, ossia che mio babbo è un genio, perché mio babbo ha creato questa cosa, aspettate un attimo, arrivo subito, ha creato questa cosa che sarebbe un coso, perché non ha un nome. Ci metto il telefono, che in questo caso posso usare solo quello vecchio perché il nuovo non ci sta,
E niente, ci posso fare pure i musical, li vedete? La 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 la. Passiamo alla terza, no aspetta, quarta domanda. JV-Laila mi chiede: se esistesse una persona identica a te in tutto, sia fisicamente sia mentalmente, pensi che riuscireste ad andare d'accordo? Perché? Un bacio, Laila. Grazie Laila per la domanda. E no. No, te lo dico così schiettamente, non ci andrei d'accordo, perché molte volte faccio fatica ad andare d'accordo anche con me stesso, quindi penso che una seconda persona col mio carattere non si... cioè, a malapena mi sfango da solo, quindi figuratevi una persona uguale a me, sarebbe doppia tortura. No, assolutamente no. Quindi cambiamo domanda. L'ultima domanda è di Noemi Hills, che mi chiede: Ask Henry, se una fan ti ferma per strada, ti fa piacere o ti dà fastidio? Mi saluti nel tuo prossimo video. Ciao Noemi. Allora, sicuramente mi fa tantissimo piacere. Cioè, è una cosa che mi fa davvero, cioè, quasi mi commuovo, perché vedo che magari ogni tanto ci sono dei ragazzi o delle ragazze o dei gruppetti di persone che mi iniziano a fissare. Io non capisco perché, cioè, se sono fuori casa o comunque non, cioè, io non è che vado a pensare: oddio, mi hanno riconosciuto per YouTube, per Instagram. Quindi il primo momento, il primo pensiero è tipo: oddio, ma cosa ho fatto? Cioè, ho i capelli messi male. Poi dopo penso, dico: ah, ma aspetta, ma forse mi ha riconosciuto. A volte è così, a volte magari c'ho i capelli messi male, però comunque in generale mi fa strapiacere quando mi fermate, quindi davvero, se mi incontrate da qualsiasi parte, fermatemi, perché a me fa davvero tanto 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 piacere e ci conto. Arrivati a questo punto però devo dirvi una cosa, ossia che vi ho mentito nel mio penultimo video. Vi ho detto una cosa che in realtà non è vera, vi ho detto una cosa al posto di un'altra. E mi dispiace davvero tanto, perché comunque tante persone mi hanno creduto, tante persone hanno condiviso il video. Mi dispiace dirvelo così, appunto, in un altro video, però ho preso un'insufficienza anch'io. Ho preso un 5,5 in grafica e niente, cioè, ve lo volevo tenere nascosto, perché comunque altrimenti il video non filava molto bene se avessi detto tipo: non ho mai preso insufficienza tranne un 5,5 in grafica. Ok, tutto questo in realtà penso che possa avere due reazioni. Da una parte un po' di persone non capiranno, secondo me, ma un'altra parte di persone capiranno, perché davvero davvero tanti di voi non ci credevano al fatto della mano. Ho ricevuto tantissimi direct che dicevano: oh mio Dio, sei bravissimo a usare Photoshop, come hai fatto, insegnami, voglio farlo anch'io. In realtà non l'ho capita, comunque in tantissimi appunto mi avete scritto che appunto non ci credevate, ma in realtà è così. E quindi volevo appunto dirvi che il video è vero, che io non ho una mano, come potete vedere, e che niente, che ho preso un 5,5 e ve lo volevo comunicare. Vi invito a lasciare un bel mi piace, a lasciare un commento qua sotto, ma soprattutto ad iscrivervi al canale. Vi lascio tipo il pallino qua, oppure se non c'è, cliccate qua sotto e andate ad iscrivervi. Poi vi dico che se questo video qua arriva a 1500 mi piace, 10.000 visualizzazioni, posto la parte 3 della Scanry, la parte 1 vi lascio il link qua oppure qua. Noi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo su Instagram, perché andate a seguirmi tutti. E nulla, spero che mi possiate perdonare per l'enorme bugia che vi ho raccontato, però credetemi, non è stato facile farlo. Ci vediamo presto, ciao!